A volte mi piace stupire i miei ospiti con un pane speciale. Quello con il curry e la curcuma è perfetto. È meglio impastarlo con la planetaria o con un robot da cucina. Se non l'avete, mettete dei guanti, altrimenti avrete il giallo sulle mani almeno per 3 giorni. Per questi panini voglio un impasto morbido e leggero, profumatissimo, quindi utilizzo semplicemente della farina forte. Potete utilizzare della farina manitoba o semplicemente una zero. Mezzo chilo di farina e un cucchiaio di spezie, o anche 2, dipende quanto volete che il gusto sia forte. Io oggi utilizzerò un cucchiaio raso di curcuma e un cucchiaio raso di curry. La curcuma serve per il colore soprattutto e anche un po' per il sapore. Il curry invece può essere piccante o meno. Scegliete quello che vi piace di più. Sarà la spezia che darà l'aroma al vostro pane. Aggiungete del sale. Questo non è sicuramente un pane da mangiare con il dolce, quindi potete metterne un cucchiaio. Montate il gancio e preparate il lievito nell'acqua tiepida. ...25 g di lievito di birra biologico in circa 300-350 ml di acqua tiepida. Mescolate e lasciate così un paio di minuti, fino a che sarà completamente dissolto. Mi piace aggiungere a questo impasto anche un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, in modo che il pane risulti ancora più morbido. Una volta ottenuto un impasto abbastanza appiccicoso, aggiungete appena un po' di farina e aumentate la velocità per gli ultimi 30 secondi. Estraete l'impasto infarinatelo leggermente e poi mettetelo a riposare in una ciotola di vetro. Coprite con un canovaccio bagnato e lasciate lievitare per un paio d'ore, anche 3, in un luogo secco e asciutto. Una volta terminata la lievitazione, è arrivata l'ora di cuocere i panini. Ovviamente questo pane può essere cotto in cassetta, direttamente sulla teglia, oppure a forma di piccoli pani. Quando ho ospiti mi piace fare dei panini più piccoli, semplicemente perché sono più belli. L'impasto è profumatissimo e ha anche un bellissimo colore. Cospargetevi le mani di farina, anche per macchiarvi di meno, preparate una teglia rivestita di carta da forno e accendete il forno a 210 gradi statico. La farina forte è molto elastica, quindi l'impasto è bello, giallo, liscio, setoso. Iniziate preparando delle palline e mettendole sulla teglia. Mi piace lavorare i panini abbastanza piccoli, in modo che stiano bene sul piattino del pane, ma voi potete decidere di dare la forma che preferite. Ovviamente, in base alla dimensione delle palline, cambierà il tempo di cottura, che può variare da 25-30 minuti fino a 40 per un pane intero da mezzo chilo. Se li volete preparare in anticipo e poi sfornarli all'ultimo minuto, ma dovete farne tanti, vi consiglio di prepararli, toglierli dal forno un paio di minuti prima che la cottura sia ultimata, lasciarli raffreddare su una griglia e poi metterli direttamente nel freezer dentro un sacchetto di plastica. A questo punto, al momento in cui vorrete servirli, vi basterà riscaldarli nel forno, sempre a 200-210 gradi, per circa 5 minuti. Termineranno la cottura e si scongeleranno in un colpo solo. Se volete dare ai vostri panini una forma un po' più regolare, senza troppe crepe, vi consiglio di farli lievitare ancora 10 minuti coperti sotto un panno umido. Se invece avete fretta, potete cuocerli direttamente così. Saranno buoni ugualmente, ma semplicemente un po' più irregolari come forma. Anche un buon modo per dire li ho fatti io. I panini piccoli cuociono molto più velocemente rispetto a un pane grande. Eccoli qua, belli, dorati e leggeri.
Toglieteli dalla teglia in modo da interrompere la cottura e poi spostateli su una griglia da raffreddamento appena sarete in grado di toccarli con le mani.